Voglio sentire anche l'opinione di Martinelli. Intanto Martinelli sì, cosa ci si poteva confrontare con così, così. Con la bandiera dell'Italia, cosa ha fatto Martinelli? Ma semplicemente ho preso parte a una delle tante celebrazioni che si sono tenute anche in provincia e per cui semplicemente ho rispettato questa festa che ricorda semplicemente l'unità d'Italia, che risale a 1861, che all'epoca era un ingrandimento del regno di Sardegna, che però ha dato il là, no? Di fatto alla, Martinelli, ma la vedo preparata, ha studiato sull'unità d'Italia, no? Perché l'ultimo servizio delle Iene ha messo in evidenza una classe politica che è leggermente da bocciare, neanche sì, da mandare a ripetizione. C'è stato uno che ha fatto l'alzabandiera che ieri, che no, non, si, non sapeva neanche che cosa era successo il 17 marzo 1860, lo sapeva un leghista ma non lo sapeva qualcun altro. Cioè, diciamo che io rispetto questa scelta della festa perché è una ricorrenza, esatto, peraltro che rientra nel 150enario, e una delle tante di questi 150 anni è da qualche anno che si sta parlando, sono stati tagliati anche dei fondi per iniziative che dovevano essere roboanti e che di fatto per mancanza di fondi non si faranno, per cui io credo che festeggiare la ricorrenza sia stato anche un segnale giusto, coerente e anche il minimo insomma che si poteva fare per ricordare l'unità d'Italia. Poi la Lega Nord si assume le sue responsabilità per come molti suoi esponenti si comportano. Ovviamente loro finiscono sui giornali e il loro intento è sempre quello di finire sui giornali. A volte gli va bene, a volte gli va un pochino buca, perché magari dare, come ha fatto Salvini, dei pirla a quei cittadini che con la bandiera passano in piazza, io direi che sia una pirlata semmai mettersi allora, in piazza e fare questo Salvini, tipo di manifestazione. Martinelli, quando, attenzione, ricordiamo che la Lega Nord, quando purtroppo festeggiava con i fazzoletti verdi a Venezia, hanno rischiato di linciare alcuni cittadini che lì a Venezia sono passati col tricolore. Facciamo questo un passo indietro, dobbiamo però, Martinelli, so che tutti Berlusconi di Bossi è abituatissimo alle contestazioni ancora prima di iniziare a far politica, perché le invidie, le gelosie le conosciamo, è già stato aggredito per strada più volte, si è operato qualche giorno fa alla mascella perché è stato aggredito tra l'altro da persone che non hanno ricevuto nessuna sanzione per queste. Io sentivo prima parlare del rischio di qualcuno di essere linciato dagli amici della Lega, io non ricordo un solo episodio di violenza dei partiti dell'attuale maggioranza. Ricordo il nostro premier Maroni che mangia il polpaccio del poliziotto, insomma non è proprio da tutti, io non me la ricordo. Maroni che mangia il polpaccio del poliziotto durante la contestazione della Lega, che poi ha avuto una condanna per anche in piazza San Marco, non è che ci sono andati con la polizia è entrata nella sede, gli ha morso il polpaccio, sì o no? No, non ha mosso nessun polpaccio, perché infatti non è andato sotto processo, Martina. Le cose bisogna saperle perché c'è chi le racconta e chi c'era. No, io questa è storia, la differenza. Storia, no, ma la storia, lei la legge, si vede nei libri sbagliati. Ah, certo. Se lei legge Topolino, la Gazzetta dello Sport, poi non venga qui a raccontarci le cose. Leggo la storia. Ci racconterà del... No, però possiamo tornare su Salvini, perché non vorrei che... Lei non passasse... La domanda era... No, da la domanda che ti è stata fatta era su... Al contrario di qualcuno magari... La domanda che ti è stata fatta era su Salvini, a cui non hai risposto, e sugli assessori della Giunta di Milano che sono andati insieme a Salvini a fare una sceneggiata assolutamente indecorosa, vergognosa e offensiva. No, ma che folklore, è una sceneggiata offensiva. Se l'onorevole Salvini ieri voleva lavorare, ma lavorasse pure. Ma è più non è che passa una settimana a rodere sulla cosa, è quello che lavora meno in comune. È più su, Salvini, cioè uno non è che può decidere che lavora solo il giorno odio della celebrazione. Ma perché tanto odio? Ma quale odio? Ma quale odio? Ma tu prendi le distanze, tu prendi le distanze da quella roba lì. Ma io, guarda, io non devo prendere le distanze. A me la russa non piace, è anche esagerato, però da questo a dire che la cosa di Salvini è una roba così, ti prego. Non difende Salvini. Amici morti perché hanno combattuto il terrorismo, quindi non ti preoccupare. Faccio un po' fatica per questa cosa, perché la manifestazione che ha fatto ieri il mio collega in consiglio comunale è una manifestazione politica, una presa di posizione politica. Ah, ecco. No, ma io penso cosa, io non mi nascondo mica. Cioè, io ho lavorato a Palazzo della Regione, lui ha fatto una scelta diversa, ha fatto un banchetto della Lega e un banchetto della Lega è stato preso a male. Ma Boni, tu hai lavorato per celebrare il 150esimo con 4.000 persone che sono venute a visitare il Pierellone. Questo è stato il tuo lavoro quel giorno. Benissimo, questo.
quando faccio il Presidente del Consiglio, faccio il Presidente del Consiglio. Non credo che si risolva il problema sventolando i tricolori, ma lo dico di mio, o dicendo ogni 50 anni che siamo tutti fratelli e uniti, e poi il risultato che tra un cinquantesimo e l'altro non si fa un tubo, perché il risultato finale è questo, perché i problemi sono ancora quelli. Faccio molta fatica a star qui, a stare su sta polemica. Cioè il 17 è passato, la Lega con il suo leader massimo era di fronte al Presidente della Repubblica. Chi doveva fare l'istituzionale ha fatto l'istituzionale, chi ha voluto fare dei banchetti ha fatto dei banchetti. Queste sono le cose. No, siccome in regione è passata una legge voluta da Italia dei Valori, che da qui a fine anno a ogni seduta ci sarà l'inno d'Italia, e so che Renzo Bossi e credo anche il presidente Boni siano andati al bar durante l'inno. Lei vede che ho detto credo. E la Gazzetta dello Sport. Allora, non ci sono qua, solo quelli. Allora, eh, da qua a fine anno assisterete a tutte, a tutti gli inni. Ma lei non si preoccupi, lei faccia fare il nostro mestiere. Ho mancato io il primo inno? No, ma è curioso che sia Italia dei Valori a promuovere una legge così e passa in consiglio anche grazie al PDL, no? E per cui io avevo letto che eravate al bar, però magari se mi dice che lei si sbaglia, vede, legge Boni, le cose Boni no, sbagliate. Boni no, è rimasto. Il problema è che lei al legge suo posto. I giornali sbagliati, perché non ero se là, sono non diventato ero un caso nazionale io perché ero dentro. Ho chiesto. Pronto. Allora, no, ma è come quando Maroni dentro, ma morde i polpacci. No, quello lo fa Ringhio quando gioca a pallone. Quello è gli atti, quello, ma gli atti dove? Faceva, diciamo. Lei compra gli atti a dispensa in qualche edicola, con tutto rispetto. Buongiorno. Degli edicolanti, naturalmente. Se un partito di maggioranza, la Lega, propone qualcosa di utile alla collettività, come sembrava fosse essere in alcune sue parti il federalismo fiscale, era pronto a votarlo, tant'è che l'ha votato. Il problema è che se la Lega ha in mente quella della secessione, io ricordo, che poi ha tramutato il tutto in federalismo fiscale, io ricordo che il federalismo fiscale in Italia, il federalismo è nato col centro-sinistra, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, cioè del 2001, non è stata la Lega, è stata la sinistra a fare federalismo in Italia. Per cui il tutto si inquadra in uno scenario secondo il quale la Lega comunque si è alleata con Berlusconi, che vive con i voti del sud, perché i 140 milioni regalati al comune di Catania dalla sera alla mattina a quei due sindaci che l'hanno mandato sul lastrico e che per premio sono finiti in Parlamento, parlo di Scapagnini, ex sindaco di Catania, e Stancanelli, che è l'attuale sindaco, sono un esempio banale. Taranto, c'era una sindaca del PDL che è stata tra l'altro assolta recentemente, è stata un'altra città del PDL, è andata sul lastrico, è fallita, e con i soldi di tutti, anche dei lombardi, andare là, regalati i soldi a queste città senza nessun controllo, perché cosa se non per uno scambio di voti, mi chiedo io. Ecco, allora la Lega deve fare delle scelte secondo me anche coerenti. Ha scelto nel 98 di passare dalle 11 domande a Berlusconi ad allearsi, questo è il risultato. Boni, la Lega predica e basta. Boni, purtroppo ci devo rispondere? Sì, no, beh, lei non fa il conduttore per il momento. No, perché bisogna capirsi, Martinelli. Prima di tutto lei parla di cose, io continuo a dire dove va a leggere la storia. Ha parlato anche del titolo quinto della Costituzione, che Martinelli ha ricordato essere stato fatto in un governo di centro-sinistra. Ma non è... Allora, il federalismo è una cosa diversa. Il processo del titolo quinto della Costituzione, pur apprezzabile, è un processo di decentramento e autonomia maggiore rispetto agli enti locali. Non è il federalismo. Il federalismo è un'altra partita. No, ma è quello che lo permette. Questo. No, però non è quello che lo permette. Il titolo quinto della Costituzione non cambia. Cioè, non è quello il cambiamento. Il processo è diverso. Vorrei capire da Mirabelli, visto che Martinelli diceva prima, appunto, abbiamo fatto il titolo quinto della Costituzione. Ma poi l'individuo era quando ha fatto il titolo quinto della Costituzione. Abbiamo fatto perché? Adesso si mettono tutti il cappello da bersagliere quando bisogna entrare a Porta Pia. Visto che ci ricordate spesso Ma che cosa dici? Martinelli, eravamo al governo. Lei ha fatto il servizio militare? Come no? Dove? Eravamo al governo del anche paese. Cosa ha fatto? Ho fatto il Fante. A Verona? A Verona. Sicuro? A Montorio Veronese, certo. Ho fatto il Caradasti. Era un quinto 89. Sì, quinto 89. Sì, io qua ho 41. Ma conduce anni. Sono 42. Allora. Presidente, però siamo in televisione, non conduci. Ero pure della squadra sportiva, facevo atletica. Ah sì, davvero? Sì, facevo mezzo fondo. Per cui ha fatto Naia? Adesso però, abbiamo attenzione. Vuole mica farmi fare tutta la carriera di Martinelli, la carriera militare? Vabbè, quelli che vengono qui a fare i fenomeni, che lì io me li ricordo. Quelli non che brucia le bandiere e tutto il resto, non sto parlando del collega Franco
del collega Franco, attenzione, sto parlando di altri. Mirabelli. O Pops. Quelli che vengono a dire le cose sbagliate allora, in televisione e poi si beccano le querele, perché bisogna ricordare questa cosa, Martinelli, che dice le stupidate in televisione e poi becca le querele, perché dice le cose false. Infatti me ne è mai arrivata una in tutte, in sì, tutte infatti, le stupidate che ho detto. Allora, Mirabelli, torniamo... Scusa, chiudiamo il quadro, Simone. Il taglio dei valori che per voce di Leo Luca Orlando ieri ha chiesto ai magistrati di verificare che non ci sia un nuovo vilipendio della bandiera da parte di alcuni leghisti e del loro comportamento. Ma io di quelle non ne ho, perché quello che dico è vero. Fatemele, poi le perdete, però qua con le sentenze, come ho già fatto in passato. Come con Giorgetti Martinelli. Da Mirabelli. Giorgetti, il mio segretario nazionale. Continuate pure la trasmissione. Per la condanna della moglie per truffa. Avete dato l'avvio al federalismo. Perché adesso il federalismo non è una truffa? Cos'è? Lei l'ha detto, non io. Una condanna per truffa. Quando finisce questa discussione? Se vanno avanti, togliamo l'audio a Boni e Martinelli. Prego, insomma, stiamo come... Un po' difficile concentrarci. Beh, naturale, io... D'altronde bisogna sapere di quello che si parla. Oh, ma che polente, veramente. Dai, non dicevo lei. Dunque, noi, ricordo... Intanto Boni non mi ha mai smentito. Mirabelli. Mai smentito, fine... scusami. Lega Topolino, lei stia tranquillo. Certo. Se Gheddafi torna al potere, che cosa succederà? Simona, l'azione che è stata decisa ieri sera dell'ONU è fuori tempo massimo. Torna al potere indiscusso. Ma torna al potere, tu questa azione o la facevi quando è scoppiata la rivolta, esatto, o adesso tu hai messo in condizione Gheddafi di tirar fuori tutto l'arsenale, di avere l'esercito e di essere e di a 500 metri dalle cose. O qui entra qualcuno e va là e ci si mette intorno a un tavolo. La domanda che io faccio, mettiamo che facciamo la fly zone, la no fly zone. La partita è finita, noi entriamo in campo. Abbattiamo un aereo libico. Perché questo vuol dire, perché vuol dire che tu cerchi gli aerei avversari e non li fai voltare. Che cosa succede il giorno dopo? Cioè è come quando non facciamo la no-fly zone, però qualche fenomeno dice no, non abbiamo fatto nulla, va a dire lo portiamo in tribunale. Ma scusa, prima di dire così vai a parlargli, poi lo portiamo in tribunale. Ma se tu a uno gli dici se ti arrendi ti portiamo in tribunale, ma guarda che si arrende, questo non si arrenderà mai. Martinelli. La questione libica sicuramente anch'io ritengo che sia ormai arrivata a un punto, non dico inevitabile, però si poteva intervenire prima, perché Gheddafi è da 41 anni che si comporta da criminale nel suo paese, visto che lì in quei posti le più elementari regole di libertà individuali vengono negate, e non soltanto in Libia. Io quello che mi sento di dire è che se la Libia in questi anni ci ha dato il gas, ci ha dato il petrolio, non significa che il nostro Presidente del Consiglio abbia dovuto nel corso degli anni definirlo più volte amico, ospitarlo, fare tutte queste sceneggiate, andare giù con le frecce tricolori. E tutto questo pone ovvio oggi in una condizione di imbarazzo anche gli esponenti di governo in Italia, perché effettivamente dopo, fino a ieri, sei tuo amico, oggi sei costretto a dire a riconoscere che è un criminale. Per cui io ritengo che l'intervento militare italiano in Libia violi la Costituzione. Perché la Costituzione non prevede azioni militari di guerra in nessuna parte del mondo, come non doveva essere in Afghanistan, come non doveva essere in Kosovo e in altre zone. Per cui oggi siamo di fronte appunto a un criminale che va spodestato, ci sono dei libici da difendere, per cui succede l'inevitabile. Credo che io non condivido l'attacco militare in questo modo, appunto perché viola la Costituzione, però se non ci sono alternative, avanti. Da Pei. Ma a parte che con tutta questa ipocrisia non si va da nessuna parte. Berlusconi ha usato gli stessi toni con Gheddafi che usavano i suoi predecessori, quindi davvero questo doppiopesismo lascia il tempo che trova. Anzi, capisco a questo punto troppo bene tutta questa nostra confusione quando si dice contemporaneamente che bisogna fermare il criminale, ma non bisogna farlo. Si dice la nostra Costituzione non ce lo anche permette, per però bisogna fermarlo. Allora, scusi, da Pei, una come cosa sola, Boni, poi la lascio parlare. Una sola osservazione: guardi che Gheddafi oggi è il primo azionista di Unicredit e partecipa all'ENI, cioè alcune aziende italiane importanti, grazie a Berlusconi. Cioè, io dico, era opportuno coinvolgere una persona così in Italia al punto da metterci in questo imbarazzo? Chiedo io, per merito di chi oggi? Cioè, non per certo per Andreotti. Guardi, se oggi è un numero di Unicredit Gheddafi, o sbaglio?
Sbaglia, perché non è merito di Berlusconi, certo, come certo, le diceva Leggio prima Boni, non è leggendo Topolino che si ricostruisce la storia recente d'Europa. Ma lo legga lei Topolino? Cominciate a leggere i giornali, informatevi. Non critico, io non critico. Ma vergognatevi, lo leggete voi Topolino? Ma difendete un puttaniere, ma vi rendete conto? Io ho passato Ma vergognatevi, ma leggetelo voi Topolino, andate sui banchi, imparate l'educazione. Io parlo di educazione, leggilo tutto Topolino. Sì. Io l'ho letto per decenni. Allora, io non critico, non lo dico in maniera critica verso D'Alema. Vergognati! Vergognatevi Topolino, ma difendete Dell'Utri e i mafiosi, ma che cosa volete da noi? Ma vi rendete conto? Avete gente condannata in appello per mafia. Adesso capisco perché si parlava di querele. Ma leggetelo voi, ma leggete la Costituzione, non Topolino. Grazie. Allora, hai capito? Io amici mafiosi non ne ho, non so perché viene in televisione a dire queste cose. Perché è verità, querelami se dico delle stronzate, querelami se sei capace. O Boni, se preferisco leggere Topolino che perdere il mio tempo. Fatelo una buona volta. Allora, non lo dico per essere critico verso il PD, ma io ricordo le visite a Gheddafi del ministro degli esteri D'Alema e la posizione che prese Prodi. Non lo dico per criticarli, ma per dire che innanzitutto se qualcuna delle azioni le ha comprate con dei suoi soldi e comunque... Ci sono manifesti in giro per la Libia con D'Alema che bacia la mano a Gheddafi? Non mi risulta. Io non sono mai stato in Libia. Mi risulta che siano affissi quelli in cui Berlusconi bacia la mano. Basterebbe rileggere, i nostri giornali ne hanno dato. Ma abbiamo organizzato dei pullman di Entrenesta. Rileggete che cosa dice leggete D'Alema. WikiLeaks anziché Topolino. Allora, leggete cosa dice WikiLeaks. Guarda, andate a vedere. Prima mi hai detto che mi lasciavi parlare. Che pagliaccio che è Berlusconi con andare a dire che è suo amico. Allora, Gheddafi e Putin e i peggiori dittatori di questa terra. Ad andare su internet. Ma cosa state dicendo? A leggere. Che cosa disse D'Alema quando prese il potere? Quando Gheddafi prese il potere? Cosa la sinistra? Allora, se mi stato un bambino. È difficile anche da Pei perché non è un'amicizia con un criminale. Allora, non è che i tubi che ci portano il gas li ha costruiti due anni fa. Sanguinario criminale. Da Pei stavamo volando un po' alto sulla Libia, stavamo tentando di votare un po' alto. Negli anni 80 ci ha buttato le bombe addosso, ma cosa state dicendo? Allora, io sto dicendo che in altre parole, non si può sempre comunque ricondurre tutto, anche i terremoti in Giappone e la rivoluzione in Libia alla questione che l'IDV odia Berlusconi, perché è questo. Pronto? Però stavamo cercando di volare un po' alto Ma è l'unità d'Italia, noi andiamo avanti ancora con l'unità d'Italia di 150 anni qua, con le leggi di 150 anni qua, e poi la sinistra ha provato di essere sempre contro a quelli che vogliono cambiarmi un po' l'Italia. Ma allora da quando noi diventiamo moderni? Quando che moriamo tutti? Dai, fatemi un po' piacere, signori della sinistra, cercate di essere un po' che voi coerenti sulle cose. Vuoi cambiare la Costituzione? Un va bene. No, veramente. No, non vuoi cambiare. Scusi, signora, le faccio. Non va stuprata la Costituzione, va applicata. Berlusconi è uno stupratore della democrazia e della Costituzione. Stupratore di querelasse se è capace. Ma lo faccia. Berlusconi altro puoi pensare che quello fare è un eversore. La Costituzione va applicata, signora, non va cambiata. Applichiamola dopo 60 anni, questa Costituzione benedetta, che magari vivrà meglio anche lei. Perché lei ha fatto una domanda su quello che sta succedendo in Libia adesso e noi abbiamo io ho provato a dire che c'è un problema di riflessione generale perché l'Occidente ha abbandonato quelli lì e tu hai cominciato a parlare di Berlusconi se ne frega di Berlusconi io ho provato a parlare non sapete mitizzare Berlusconi. Allora, il tuo alleato mi ha chiesto se poteva dire una cosa e poi mi ridava la parola. Da quando mi ha ridato la parola dopo gli insulti a Berlusconi a Dell'Utri tutto grazie che abbiamo prego buongiorno è un aperitivo bisognerebbe pagare per quando pronto sì, pronto buongiorno aspetti che poi arrivo da voi sia per e oggi Mirabelli ha questa fortuna di aver di fianco uno che bisognerebbe fare pagare il PTV, te l'ho detto la gente per quando lui c'è in trasmissione e gli assomiglia come cosa. Ma guardi, se parla con me, parla con uno che nel 93 o nel 94 votava la Lega secessionista, quando la Lega tifava Di Pietro. Quindi com'è sfonda una porta aperta da questo punto di vista. E ringrazio Buoni che vorrebbe che quando io si pagasse, perché siccome do un po' di informazioni, magari giustamente l'informazione si paga, invece qui siamo tutti a taraluce e vino e ci va bene perché in questo momento è importante informare le persone. Grazie. No, in merito vorrei tornare un attimo sulla... L'iniziativa di domani in Piazza Navona a Roma, Italia dei Valori organizza
una manifestazione in piazza a cui prenderanno parte fisici, personalità dello spettacolo come Franca Valeri, Enzo Vitabile ed altri, una serie di interventi sul palco, Dario Fo, Giobbe Covatta, per ricordare i referendum del 12 e 13 giugno che questo governo, e grazie al ministro Maroni e alla Lega, con i soldi dei leghisti lombardi ci vorranno 300 milioni in più, perché loro non hanno voluto l'election day, quindi accorpare il referendum con il 29, al 29 di maggio, data dei ballottaggi. E allora è un appello che lanciamo ad andare davvero a votare il referendum contro il legittimo impedimento, contro il nucleare e contro l'acqua privatizzata. Sono tre referendum importanti. Non riduciamoli a pistole scariche, perché davvero sono già 300 milioni in più per mandare tre volte i cittadini alle urne. La cifra è assolutamente falsa. Certo. Noi ricordiamo ai nostri concittadini che il grosso delle spese del referendum, di qualsiasi votazione, si conta a scheda, cioè i rimborsi, i pagamenti agli scrutatori, ai presidenti, tutta una serie di figure. Si moltiplica per il numero di schede, quindi innanzitutto non costerebbe zero il referendum lo stesso giorno delle elezioni, e non è vero che i 350 milioni quindi sono in più. Questi sono insulti. Tra l'altro, questi qua sono insulti. Questi sono insulti alla verità delle cose. Boni, sentiamo anche Boni. Volevo finire. Ma come si fa di certe cose? Ma non è vera. È un'informazione, al limite puoi smentirla, ma non sto insultando. È un'informazione questa. Allora informati. Se fai lo scrutatore, vieni pagata per il numero di schede. Se ci sono le comunali. Ma voi l'avete spostato per invalidarlo. Italia dei Valori ha raccolto 2,5 milioni di firme per. Volevo finire il ragionamento. Ha raccolto 2,5 milioni di firme Italia dei Valori per questo referendum, e voi lo volete invalidare, e voi fate un attentato ai cittadini. Ma com'è che ogni volta questo che parlano gli altri, questa è la democrazia secondo l'Italia dei Valori? No, la democrazia vostra è attentare ai cittadini, siete fare leggi che favoriscono i delinquenti. Allora, questo fate riesco, voi, riesco, basta. Però non è vero, io ho detto, favorite i delinquenti, ho dato l'informazione, in TV non ho detto che avete spostato, grazie anche al ministro Maroni, allora, questo referendum per invalidarlo. L'abbiamo capito, i cittadini hanno capito perfettamente che cosa hai detto. Io sto dicendo, non è vero che sono 350 milioni in più, e trovo paradossale che chi ha proposto un referendum che costa un sacco di soldi, ma è legittimo, ci sono delle regole, ma è paradossale che chi ha proposto il referendum se la prenda con noi per i costi del referendum. E ma vero, costa 350 milioni di euro. Abbiamo chiesto l'election day, perché non il 29 allora, maggio? Pensiamo. Perché non il 29 maggio? Rispondi alle domande. Perché non il 29 maggio? Io non riesco a parlare. Perché non il 29 maggio e forse il 13 giugno? Basta, perché? Martinelli. Perché? No, ho preso una scelta. A me è stata tolta la parola. Ma io non lo so. Ho preso una scelta. Siccome io sono presidente del Consiglio, non voglio. Io non rispondo a Martinelli e prego la rete di non invitarmi quando c'è Martinelli. Perfetto, anche a me. Questa è la chiusura della partita, perché io certo. Star qui a farmi insultare da uno che non so chi sia. Ma poi la fatica di parlare, io sono chi riesce a parlare. Cose qui, ma pensa, sai, parlate con i cittadini, pronto? Idioti, per cui pronto, buongiorno. Ecco, adesso ti querelo. Pronto? Ti querelo io adesso. Pronto, visto che sono buongiorno. Idiota. Pronto? Sì. Anzi, me ne vado io prima, arrivederci, buona giornata. Ciao, io leggo Topolino, me ne vado. Non è un insulto leggere Topolino, ma io l'ho letto ai capelli, leggiamo i manassi figli. Martinelli, nessuno ha dato dell'idiota a nessuno. Io, comunque, naturalmente, se Martinelli per me può terminare la trasmissione, se sceglie di andare, vada. Pronto? Classica persona. Pronto? Allora, io faccio i complimenti a Martinelli per come risponde ai signori della Lega e gliele canta sempre giuste e corrette, perché quelle persone tipo Boni, ignorante. No, non si può, però prende... allora abbiamo sia da parte dei politici in studio oggi, sia da parte anche vostra, ha esagerato molto nell'alzare i toni anche con le parole, per cui ci fermiamo qui. No, mica tutti.